Oggi disegneremo una città dall'alto. Iniziamo! Salve a tutti, sono la professoressa Di Mercurio. Per il disegno di oggi iniziamo a fare nel foglio tanti rettangoli di dimensioni diverse. Se vi ritenete soddisfatti, continuate a disegnare i lati delle case viste di scorcio, cioè su di un piano obliquo rispetto all'osservatore. Tenendo presente la pendenza delle falde del tetto, completate le sagome di questi volumi. Nella sommità del tetto di uno dei volumi più grandi potete disegnare una canna fumaria. Nonostante i volumi disegnati siano abbastanza semplici, il disegno appare comunque complesso e ben strutturato. Iniziate a colorare. Per le pareti delle case scegliete tre tipi diversi di grigio, due un po' più scuri, che useremo appunto nella parte in ombra, e uno più chiaro per quelle illuminate. Per rendere più dinamica la composizione, anche nei tetti useremo due tipi di rosso con tonalità diverse. Completate aggiungendo dei particolari e rifinendo meglio il disegno. Infine, utilizzate un bel azzurro intenso per far risaltare le case. Il lavoro così è finito, seguite la pagina Instagram Blackboard per altri disegni.